Ancora Armaf, in questo caso abbiamo Hunter, Intense o De Parfum. Qui c'è un po' di confusione, bisogna far chiarezza. Eau de toilette, Eau de Parfum, sigla. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Io sono Roby e come sempre all'interno parliamo di profumi. Allora, oggi voglio presentarvi questo profumo di Armaf Hunter nella versione Intense, quindi dovrebbe essere l'Eau de Parfum. È stato acquistato su Casa del Profumo con una spesa al di sotto dei 20 euro, in particolare l'ho pagato 18,75 euro. Questo profumo in buona sostanza vuole un po' riprendere quelle che sono le note di Dior Sauvage L'Eau de Toilette. Per chi non lo sapesse, Dior Sauvage è un must in assoluto nella profumeria comunque commerciale. È un ottimo profumo, un profumo molto versatile, adatto alla stagione estiva, anche alla stagione autunnale. Insomma, è un profumo che mi è sempre piaciuto. Non ho indossato tantissimo, ma quando lo indossavo mi piaceva parecchio. Allora, le prime considerazioni che voglio fare su questo profumo, come vi dicevo nella sigla di apertura, è il discorso legato de parfum o de toilette. Allora, c'è un po' di confusione, nel senso che nella stessa boccetta, nella stessa confezione, in giro ci sono immagini e alcuni lo promuovono come eau de toilette. Altri come la versione Intense, come Eau de Parfum. Io ho segnato ovviamente sia sulla boccetta che sulla scatola la versione Intense, quindi in teoria dovrebbe essere l'Eau de Parfum. Allora, parto subito dicendovi che secondo me di Eau de Parfum non c'è assolutamente nulla, però lasciamo un attimo le considerazioni successive. Vi faccio vedere prima la boccetta, che secondo me è molto carina. Come sempre, dal punto di vista del packaging delle boccette, sia Armaf che la Taffa, dal mio punto di vista, comunque presentano degli ottimi prodotti. Non hanno assolutamente nulla da invidiare a marchi più blasonati o profumi di nicchia in certi casi. Questo in particolare è una boccetta in vetro con questa specie di braccialetto in pelle con su scritto Hunter, con due chiusure qua dietro, come potete vedere, e il suo tappo a pressione. Tappo in plastica, tutto sommato non mi dispiace come confezione, come packaging, assolutamente dal mio punto di vista è gradevole. Allora, partiamo un attimo con quelle che sono le considerazioni. Vi dico subito, testato, l'ho portato al mare, l'ho utilizzato parecchio rispetto ad altri profumi, proprio perché ho avuto un po' di tempo libero ultimamente, l'ho sfruttato per cercare di utilizzare il più possibile i profumi anche con delle temperature abbastanza importanti, abbastanza elevate visto il periodo. Allora, prima delle considerazioni voglio dirvi subito, dal mio punto di vista, il profumo ricorda Dior Sauvage L'Eau de Toilette per un 70-75%, nel senso che a livello di apertura comunque ha delle note agrumate, tra cui il bergamotto, piuttosto che queste note comunque, chiamiamole citriche per comodità, che in apertura ricordano bene l'originale. Nelle note centrali ha comunque della lavanda, della rosa e del patchouli, se non ricordo male, chiude con delle note di fondo che sono segnate, le trovate un po' in giro anche voi, però obiettivamente il profumo si ferma nelle note di cuore per poi andare a sparire. Allora, sulla mia pelle è durato all'incirca un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. Sui vestiti, idem, quindi particolari differenze non ce ne sono state. Infatti, è qui
che mi nasce il dubbio o del parfum o del toilette, perché obiettivamente mi aspettavo una resa dal punto di vista della performance un attimino superiore, nonostante stiamo parlando sempre comunque di un profumo al di sotto dei 20 euro. Allora, all'apertura sentite benissimo bergamotto, ma si sente anche già un po' di lavanda. Il profumo è gradevole, a me piace. Io qui vi dico, bisogna spruzzarlo in abbondanza, perché altrimenti purtroppo abbiamo quel tipo di situazione che tende comunque a non durare parecchio. Il profumo è comunque buono, è un profumo che per questa cifra mi sento assolutamente di consigliarvi, ma per un semplice motivo. Di Dior, di Sauvage, dell'Eau de Toilette, qualcosa che si ispira in giro, c'è anche qualcosa meno. Il primo che mi viene in mente è il Wild della Mood, che è un piccolo brand che fa dupe, è una confezione abbastanza simile nella forma, con dei colori blu. In buona sostanza lo trovate intorno ai 15-16 euro, però obiettivamente qui siamo decisamente su un livello superiore rispetto a quel profumo. Se non avete mai provato comunque qualcosa che si avvicini a Sauvage, lo consiglio, sì, anche perché comunque nella sua fase di vita il profumo tende a mantenere, soprattutto in apertura, una linea ben precisa e ben definita di quelle che sono le fragranze all'interno. Voi sentite comunque una nota pungente, la sentite sia in apertura e leggermente nelle note di cuore, e quindi tutto sommato direi che è assolutamente un profumo che si può provare, ma proprio perché ha una spesa abbastanza contenuta, insomma, per noi comuni mortali che non possiamo spendere 700 euro ogni volta per acquistare un profumo, o meglio, magari possiamo anche spenderli, ma preferiamo spenderli in maniera diversa. Detto questo, anche qui non ho particolari, come dire, note negative da dire, se non ribadisco un po' sulla performance. A livello complessivo il profumo si prende un 7 pieno come voto, e aspetto nei commenti, se qualcuno di voi l'ha già provato, che cosa ne pensa. Per il momento è tutto, restate comunque sintonizzati, vi chiedo la solita cortesia, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete. Venerdì, quindi tra qualche giorno, oggi è mercoledì, mi arriva l'ordine fatto su Casa del Profumo con 6 profumi La Taffa da provare, un po' estivi, un po' autunnali. Credo che ci siano delle belle sorprese all'interno, e quindi niente, per il momento è tutto. Grazie come sempre per seguirmi, un saluto da Roby e alla prossima. A presto.